Ciao, oggi vi voglio parlare di uno dei prodotti insomma, di make-up che più mi piacciono. E vado, diciamo, a periodi, no? Magari c'è un periodo in cui compro più rossetti, matite non mi è mai successo, se che io ricordi. Fondotinta, ciprie, ombrettini. Fard. Io sono malata, 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 mi piacciono veramente tantissimo i fard, perché non lo so, non lo so, cioè alla fine è una cosettina, non lo so, però io vedo fard ovunque e delle edizioni limitate li comprerei, soprattutto quelli di Chanel che hanno tutti i disegnini, li comprerei tutti e poi torno a me, sono cosciente che usandoli se ne vanno via quei disegnini, quindi lascio perdere, anche perché sennò li terrei lì intatti forever, quindi no. Vi volevo far vedere quella che viene, la che viene a serra, quella che praticamente è la mia collezione, scusate, di fard. Il più usatissimo di tutti, che ormai sono anni e anni e anni che lo vedete, questo non dà segni di cedimento, proprio è scavato ma non si buca sta cialdina, è questo di Essence, sempre lui, il Secret It Girl, che avevano fatto anche una versione con gli sbrillocchi più grandi, e invece eccolo qua, è molto delicato, ti dà subito un effetto salute proprio sulle guance, è veramente bellissimo. Quando finirà non so che cosa ci farò, cosa farò senza questo aranciato pescato, troverò sicuramente un dupe. Un regalo ricevuto da Ornella tempo anni addietro, che è stato graditissimo. Questa è quando lei ancora era in Sicilia e praticamente stavano smontando il posto dove lei lavorava, la parte profumeria, e mi ha mandato questi qui. Sono di Deborah. Qui ce n'era uno, se non ricordo male, era sul rosato. Mi è cascato, si è rotto. Era uscita la blushissimi di neve, quindi lei mi ha chiamata l'ornellissimi. Questi sono i blush di Deborah. L'1, il 2, il 3, il 4, il 5. Non so che edizione è perché forse non c'è. Però, ecco, usatissimi veramente. Questi tanto, tanto, tanto. Questo qui scuro lo uso, visto che non ha comunque. È un po' satinato, ma non ha sbrillocchi né nulla. Lo uso anche come bronzer. Come bronzer o se no per fare un leggero contouring. Questo assomiglia leggermente al Secret, cioè questi due mischiati praticamente sono il Secret It Girl e questo bello potentorro, come potentorro, beh, spagnolo, come piace a me, e veramente io questa la porto sempre in viaggio normalmente perché non occupa niente, ecco, vedete. E avevo 6 colori, adesso ne ho 5, ma comunque va benissimo perché con questa ci fate tranquillamente tutti i look che volete. MAC, io ho solamente due blush, due fard di MAC, sono entrambi di un'edizione limitata della Michael Contractor o una cosa del genere si chiamava. E sono lo Stunner, che è questo rosa qui, eccolo. È molto molto delicato, però da un effetto rosa un po' bambolina, no? E della stessa linea c'era l'Equilibrium che ce l'ho nel cestino, insomma, perché dei prodotti che sto usando adesso e ho girato in fretta e non l'ho trovato, però è lì dentro, lo so. Che è un tipo questo, l'Equilibrium, è un tipo così, che si può usare tranquillamente per un contouring, viene fuori un contouring un po' più calduccio, perché la base è calda, anche come bronzer, o semplicemente come blush, d'estate, metto il blush così, e va benissimo. Mi piacciono questi MAC, non ho i tipici, sapete, i più famosi, non li ho neanche mai provati e no, non mi ispirano, nel senso, una volta che finisco questi, a meno che non ci sia un'edizione limitata che
mi attiri più di tanto, non vedo, diciamo, che siano particolarmente wow, non lo so, almeno per me, per la mia esperienza, per il mio tipo di pelle. Altro prodottino, questo era di una collezione illimitata di Essence della Hello Autumn, e questo qui praticamente è il blush che copia di quello di Dior, ok? Che praticamente si adatta al tono di pelle. Quindi questo lo vedete così trasparente, poi lo mettete con il pH reagisce, ce l'ho su oggi, con il pH reagisce e viene fuori. Occhio con questo, se avete questa tipologia di fardo, occhio, perché all'inizio li mettete e non si vedono. Io faccio una passata, vado a truccare gli occhi, vedo come ha reagito, in caso ne faccio un'altra. La prima volta che l'ho usato, no, questo non si vede, non si vede, non si vede, niente, c'avevo una cosa qui così, che era diventato fosforescente, rosa fosforescente, e lasciamo perdere, poi pulendo, vabbè. Quindi con questi qui che reagiscono con il pH dove andarci piano piano, poco a poco. Questo di La Masca in crema me l'ha regalato Ale, Alessandra, Dotted Around. Non l'ho ancora usato, lo so, mea culpa, ma mi dà bellissimo, lo vedo, lo guardo, lo prendo e poi non lo uso. Il colore è rude. Credo che sia perfetto. Ok, è un po' più rosato, ma bisogna dire che è in crema, quindi sarà anche diverso il tipo di stesura e di resa, sicuramente. Poi la maschera, insomma, la maschera Essence c'è una bella differenza. Voglio finire prima questo e poi iniziare questo e con calma godermelo tutto. Questa l'ho presa, l'ho cercata, ricercata, addirittura me l'ero fatta prendere la mia cugina in Francia, poi l'ho ricicciata fuori qui, quindi con la mia cugina l'ha restituita, l'ho presa qui, insomma, stiamo parlando di lei, dell'Hot Flash, o forse me l'ha presa Ale, mi sa che me l'ha presa Ale, sempre Dotted Around lì a Verona. Comunque, palette di Too Faced, edizione limitata del 2016 se non erro, bellissima. Dalla parte superiore c'è tutto quanto lo specchio e sotto ci sono tutti quanti i loro fard, fantastico, tutti e sei i loro fard. Non ricordo, c'era un colore che era esclusivo di questa palette e non ricordo quale fosse, però sono fantastici. Questo qui è quello che usa Kim Kardashian. Vabbè, già parlano da soli. Sono bellissimi. No, non odorano. Non è uno di quei prodotti odorosi di Too Faced. Bella fantastica. Ancora non l'ho usata perché appunto voglio finire almeno un prodotto e scavare un altro prima di iniziare cose nuove. NARS. Come non parlare di NARS? E come non parlare delle confezioni di NARS che sono orribili, cioè sono belle belle fino a che non passa un po' di tempo e diventano tutte appiccicose, cioè tutte appiccicose, una cosa vergognosa. Il primo NARS che io ho avuto è stato Orgasm. Lui è il blush per eccellenza. Questi blush durano, questi fard durano tantissimo. Sono una cosa spettacolare. Belli, 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 belli. Mi feci prendere da un'amica a New York il Taj Mahal. Questo arancione. Questo l'ho usato poco a poco, ma è veramente una figata pazzesca. È bellissimo, sta bene su ogni tipo di pelle, no, tipo di pelle, no, colorazione proprio. E questo, per esempio, l'ho visto su una ragazza di colore. È fantastico.
Ne ho preso un altro, era in offerta, era in sconto da Sephora qui in Spagna a 15 euro. Io avevo il 20%. È ancora così imballato perché non so se realmente, diciamo, rispecchia i miei gusti o se no al caso lo regalo a qualche amica. Aspettate, uscirà prima o poi. Ed è questo qui, questo ancora, vedete, è perfetto ancora. Ed è Angelica. Questo c'ha i glitterazzi proprio, yeah, dentro, dorati. È un rosa, è un rosa baby con un tocco di malva, con i glitterazzi proprio belli, potenti, dorati. Quindi questo ancora non so, è rimasto intonso mentre decido, vediamo. Una delle ultime acquisizioni poi è stato quello di Color Pop. Però è un ombretto in realtà di Color Pop, il colore Shop. E io questo l'ho preso più che altro perché l'ho pensato come blush. Perché io ho sempre, sempre, sempre voluto di NARS l'Exibita, che è quello rosso, proprio rosso, rosso, rosso meletta. Visto la resa delle scatoline, mi sono fermata con NARS, però ho preso, era in offerta questo e ho voluto prenderlo. È un po' più non così rosso, no? Però, poi sappiamo la scadenza Color Pop che è fantastica. Rimarrà forse un po' più sull'aranciato. Sì. E questo sarà da dosare benissimo perché se no. Se no, no. Andrete in giro con le mele praticamente. E uno che io ho sempre voluto è stato. Oltre a quello dell'Exibita, prima ancora di quello era quello della Sleek, che era in edizione limitata per San Valentino, che era quello rosso. Non so se era uscito da solo o proprio nel set quelli da tre, e c'era questo rosso che qua mi è rimasto, che non avevo preso, e quindi niente, da quello che era il dupe di quell'altro di NARS, e alla fine tutto ha portato a Colourpop. Per la casellina di oggi, cogliendo appunto l'occasione di questa mia mania per i blush e avendo fatto vedere quelli che ho io, per voi ho riservato questo set di Sleek, la Sweet Cheeks 872. Ve la faccio vedere. Era una limited edition. Faccio vedere la palettina così vi vado un attimo un'idea dei colori. C'è un blush in crema e due in polvere, rosa, rosa baby, uno fucsia e un fucsia però un po' più freddo. Cupcake, Dolly Mix e Candy Floss. Questi sono i tre colori. Come sempre nelle palette Sleek, qui c'è lo specchio a tutta palette. E niente, fatemi sapere voi che. Quali sono, diciamo, qual è il vostro prodotto fetiche, si dice in spagnolo, no? Il prodotto che più vi piace per quanto riguarda i trucchi, c'è qualcosa che bene o male sempre lì andate a vedere o vi di un'edizione speciale, guardate sempre prima quello, o ne avete tanti perché vi piacciono. E se anche voi siete dei fart, ditemi qual è il vostro preferito in assoluto. Dovete essere capaci di scegliere solamente. Niente, ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere qui nei commenti. Ciao ciao!